bene, insomma, vediamola, no, Gian, in questo balletto, ecco. Come vorrei che tenessi un voto anche tu, hai anche ballato la danza del vento, ecco. È molto brava. Così non è più vicina da più fatto. Sì, infatti non è più giusto. No. Una sera è venuta a te. Clementù. Andiamo, posso già qui? Posso venire a fare il balletto anch'io? Sì, venire. Sì. Certo. Ho lo stesso vestito. Anche come mio. Lingo, ma sì, scusi, ma io sapevo che le ballerine non le si potevano avvicinare, scusi. No, questo è accaduto. Dentro trasmissione di Chiambretti. Uomo. Andiamo. E Chiambretti mi aveva contattato già da un anno passato. Accordi erano che ballerina con me doveva fare marchette. No Chiambretti night. Poi sì. Le cose andate per le lunghe, ma ora Simona facciamo ballare, vai. Ecco. Pazienza Marisunghi, calmati, pazienza, da fare trasmissioni. Mi scusi, Monsignor, ma Maria Assumo non ha apprezzato, come l'altra volta. No, pazienza Simona, questo gesto tipico coreano. Sì. La borsetta in testa in Corea significa ti apprezzo tanto come marito e come esorcista. Basta però, non tocca i capelli con borsetta, sempre, ma tocca i capelli, non tocca i capelli. Ricordiamolo che lei è principalmente un esorcista. È vero Simona, dico a tutti amici a casa, demonio sempre vicino a noi. La sua moglie però. Sì. E brucia le pattuglie, Simona, a me... Qualche volta il demonio può tentare al suo momento le forme di ballerina. Ecco. Quando vedete qualche ballerina particolarmente provocante, chiamatemi. Chiamatemi, io. Bilingo! Sempre dico chiamatemi, che io arrivo. Guarda, fate retro Satana. Vieni a casa mia, io. Fate retro Satana. Vieni dietro, vieni. Carica, no, Bilingo! Carica, mette giù. Ah, che si sta con un belico. Sembrate legna mense. Sì. Complimenti alla mamma. Maria Sunga è sempre arrabbiata. Ma no, Maria Sunga arrabbiata per abbigliamento. Che fai? Compri, non compri, che c'è fai? No, Maria Sunga. Mi scusi, ma Gian è. No, Maria Sunga arrabbiata per abbigliamento troppo succinto. Appunto. Abbigliamento troppo succinto. Scusi, ma lei è sposato con Maria Sunga, come fa? Abbia pazienza. Te credo, come fa? In 8 anni di matrimonio non l'ho mai fatta spogliare, mai. Mai, giuro, mai fatta spogliare. Simona, a fe. Eccomi. Io, Milingu, sono nato in Zambia. Nato in Zambia. Zambia. E ho visto la fame. Beh, giuro che Maria Sunga è più brutta. No. Lingo! Ma chi t'ha obbligato? Chi? A te di spostare il cesso. Reverendo. Niente, pazienza Maria Sunga. L'ha detto lui che è stata una è più bella dell'originale. Ah, ma questo è vero. Sì. È vero. Sai, non è difficile, Devo dire, non è difficile trovarti bella. Sai dove l'ho preso Maria Sunga? Lasciamo perdere. Non posso dire. Dove? Sì, non è il cameriere del ristorante di fronte alla Rai. Faccia vedere. Saluti i colleghi che stanno facendo. Saluta! Ciao! Posso dire una cosa? Di!
sarà pure patetico, ma quanto mi diverto dentro questa trasmissione. Grazie. A voi, non restiamo qua, non si muove, c'è il fatto. Sì, lascia andare Gian, che è ostaggio suo, e poi sì, dopo ci rivediamo. Non vorrei rompere relazioni internazionali con Marocco, va, va, se no qui. Ecco, bravo, che bella. E sfatto! Già, già, abbiamo detto. E sfatto! Cosa c'è? X-Factor! Non tocca capelli però, eh! Non tocca capelli!